Siamo ufficialmente in onda, Ah, quindi buonasera a tutti i nostri amici e amiche che hanno deciso di seguirci questa sera. Siamo qui con il professore Massimo D'Antoni, economista, docente all'Università di Siena. Tema di questa nostra intervista sarà la crisi del Covid, crisi che da sanitaria si è estesa all'economia e sta diventando quella che probabilmente sarà la più grande crisi economica in tempo di pace. Noi veniamo già da due crisi, la crisi del 2007 e la crisi dei debiti sovrani del 2010-2011. Volevo chiederle se queste, dalla recente esperienza di queste crisi, per come sono state affrontate, abbiamo imparato qualcosa su come si dovrebbero affrontare le crisi economiche e se effettivamente questi insegnamenti, il nostro attuale governo li sta mettendo a frutto, insomma, per quello che si può dire adesso. Tanto no, non sono la stessa crisi, perché poi il confronto si può fare sugli effetti, possono anche avere effetti comparabili, però hanno una natura un po' diversa. La crisi del 2007-2008 fu una crisi nata e sviluppatosi inizialmente sui mercati finanziari, che poi ebbe delle conseguenze reali. Tra l'altro il nostro paese non fu nemmeno particolarmente colpito dalla crisi finanziaria, perché il suo livello di integrazione sui mercati finanziari con quel tipo di strumenti che andarono inizialmente in crisi era minore rispetto a quello di altri paesi. Per cui furono colpiti più duramente altri, e per noi fu più rilevante poi la successiva crisi cosiddetta dei debiti sovrani. Allora dicevo, la crisi del 2007-2008 fu principalmente una crisi finanziaria. La crisi del 2010-2011 fu una crisi che anche questa originò da un problema di movimenti di capitale e di sfiducia, ma in maniera fortemente asimmetrica tra i paesi. Questa crisi che stiamo vivendo ora è una crisi che investe tutti i paesi. Anche se poi la capacità di risposta la rende asimmetrica, ma diciamo l'impatto è un impatto in questo senso invece simmetrico. E soprattutto quello che la rende particolarmente preoccupante è il fatto che sia una crisi che ha bloccato sia la domanda, perché siamo stati tutti chiusi in casa per mesi, quindi non abbiamo potuto consumare, non abbiamo potuto fruire di certi servizi, ma anche l'offerta, perché ha contemporaneamente costretto a casa molti lavoratori, costretto alla chiusura interi settori economici. Quindi una crisi per certi versi potenzialmente più grave, proprio per questo duplice effetto e forse non interamente gestibile con lo stesso tipo di strumenti che sono stati utilizzati. Allora la domanda è: ha imparato qualcosa? Beh, io qualche differenza la vedo, se non altro perché ci si è scottati con il modo in cui sono state affrontate le crisi precedenti, specialmente in Europa. Ora, bisogna dire che nella prima fase, anche nella crisi precedente, ci fu un intervento molto forte, una risposta immediatamente molto, potremmo dire anche generosa in termini di uso di strumenti. E quello che poi si sbagliò fu nella fase di rientro, cioè come dire, soprattutto in Europa, nel fare come se, cioè nel dichiararla chiusa troppo presto. E quindi si rialzarono i tassi di interesse, immediatamente si introdussero meccanismi per consolidare i bilanci pubblici, quello ebbe poi il periodo dell'austerità, eccetera. Quindi diciamo che quello che io noto è che c'è un po' più di consapevolezza. Tuttavia, l'Europa risente sempre del limite degli strumenti di cui si è dotata, che sono sempre strumenti insufficienti, strumenti frenati da un meccanismo di veti incrociati, di sfiducia, eccetera. Quindi la sua capacità di risposta, ahimè, resta sempre inferiore rispetto a quella, per esempio, degli Stati Uniti, ma anche di paesi più piccoli, però agiscono in autonomia, come il Regno Unito, il Giappone, eccetera. Quindi una capacità di risposta inferiore, ma poi soprattutto aspetterei a vedere alla fase successiva. In questa fase, diciamo, gli strumenti sono stati, almeno nelle dichiarazioni, piuttosto ampi. Vediamo come ne usciamo, quindi diciamo, forse anche un po' presto per dire se abbiamo imparato effettivamente o no. Ecco. Bene, allora Certo. eccomi di nuovo. Sì. Passiamo alla Sì.
Sì, e la luce è sempre un po' difficile da gestire, d'altronde, le videocamere del computer. Allora, seconda domanda relativa a una dichiarazione del ministro. Prendiamo spunto da una dichiarazione del ministro Orlando dell'altro giorno, che diceva che le imprese per cui lo Stato versa dei soldi per salvarle dovrebbero vedere nel proprio consiglio di amministrazione un membro, diciamo, del consiglio deciso dallo Stato. O è il momento, sarebbe il momento. L'ha detto e poi c'è stata una mezza smentita del suo partito, però insomma. Non è chiaro cosa abbia detto, perché Sì, però sono stato. insomma, noi prendiamo No, va bene, spunto, sarebbe. era per dire, poi non voglio, appunto, non voglio attribuirgli anche cose. Io mi sono andato a rivedere No, la certo. dichiarazione. Lui dice: prima dice il governo dovrebbe entrare, poi dice, però non dovrebbe entrare in questa amministrazione, per cui poi uno dice: ma dove dovrebbe entrare allora? Diciamo, l'interpretazione del titolo era, forse mi sembra. Noi lo chiediamo a lei, dovrebbe entrare il governo? Allora, sì, dovrebbe entrare il governo, ma Ragioniamo dipende. così, Ora è insomma. chiaro che se diamo aiuti a tutte le imprese grandi e piccole, è impensabile dire che gli aiuti arrivino sempre accompagnati da non so chi, da un ispettore, da un politico. Poi c'è sempre questa cosa, dice, ah, ecco, allora sono diciamo, ecco dove mettiamo tutti i politici trombati, mettiamo nel consiglio di amministrazione delle imprese private. Chiaro che questa cosa suscita comprensibilmente delle reazioni. Tuttavia, diciamo, il discorso che capisco bene, la logica che ci sta dietro è nel momento in cui si chiede di socializzare le perdite, quindi si chiede un intervento dello Stato che impedisce il fallimento delle imprese, bisogna anche poi assicurarsi che queste imprese non si comportino un po' da banditi, cioè non so, piglia i soldi e scappa, cioè intanto ti prendi gli aiuti e poi alla prima occasione magari delocalizzi da qualche altra parte. E quindi, diciamo, volendo prendere il buono e volendo credere al fatto che questa fosse l'intenzione, cosa che appunto questa parziale ritirata non so bene come interpretare, ma comunque in quel senso, diciamo, ragionare sul governance del sistema del capitalismo privato italiano mi sembra sia opportuno e non è la sovietizzazione, come subito qualche liberista si è affrettato a dire, perché diciamo, noi conosciamo altri sistemi in cui le parti sono parti diverse da quelle degli azionisti sono rappresentate. Anche nel dibattito sulla corporate governance a livello mondiale, sui vari modelli, è un modello, cioè, insomma, è un modello molto particolare quello in cui sono rappresentati solo gli azionisti, cioè c'è una visione che dice questo, ma ci sono anche modelli alternativi in cui, per esempio, prendiamo il modello tedesco, molto interessante, nel quale nella governance delle imprese sono coinvolti da un lato i lavoratori, con forme di cogestione, e dall'altro i rappresentanti dei finanziatori, non dei finanziatori di rischio, anche dei finanziatori di debito, quindi il sistema bancario, per esempio, ha tutto un suo sistema di rappresentanza nelle imprese che è legato al fatto che il prestatore di solito, questo può anche giustificare in questi termini, il prestatore di solito vuole verificare che i soldi che ha prestato siano effettivamente ben utilizzati. Fa anche, tra l'altro, un po' sorridere il fatto che chi si è subito levato, scandalizzato rispetto a questa proposta, dicendo, ah, ma come facciamo entrare i creditori? No, non sono nemmeno azionisti, i creditori, da quando in qua i creditori entrano nella governance? Poi magari fino a ieri ti dicevano, è giusto che con il MES chi presta i soldi allo Stato abbia anche la possibilità di intervenire sulla gestione delle politiche di quello Stato, visto Troica o varie cose. Quindi diciamo, noto anche in molti che sono intervenuti un pochino di incoerenza su questa visione. Allora, secondo me adesso è un po' schematico, forse anche dire lo Stato dà dei soldi, quindi entra in consiglio di amministrazione, però almeno su imprese magari di una certa dimensione, con certe caratteristiche, sono state effettivamente salvate dall'intervento pubblico, ripensare ai meccanismi di governance e prevedere anche una più ampia rappresentanza degli interessi che sono coinvolti non mi sembra niente di scandaloso. Poi, appunto, nel nostro paese, diciamo,
c'è una tradizione di ruolo dello Stato che ha avuto anche dei suoi limiti, ma certamente dei meriti rilevanti. Beh, certo, pensiamo Potrei alle partire con più un grandi imprese del discorso nostro paese, insomma. sulle partecipazioni statali, se era opportuno una dismissione in quel modo, di quelle dimensioni, su quei settori, tanto più che il presupposto di quello che è stato fatto negli anni 90 era che tu toglievi lo Stato e fioriva chissà quale, diciamo, chissà quale forze del capitalismo privato che avrebbero finalmente moralizzato il sistema e dato chissà quale dinamica. Poi si è visto invece che lo Stato si è ritirato e questo capitalismo privato tanto brillante non c'era, perché poi conosciamo problemi anche di capitalismo familiare che hanno difficoltà spesso a rinnovare nelle generazioni la guida delle imprese. Insomma, diciamo che non è proprio il capitalismo privato italiano non è proprio un grandissimo esempio di efficienza. Quindi Bene, passiamo. vediamo se Orlando ci ritorna su questo. Sarebbe interessante. Vediamo adesso. Io non volevo mettere niente in Irlanda, ho preso spunto, vediamo, però insomma la levata di scudi è stata tale da far credere Sì, c'è che stata un rimarrà. po' una presa di distanza immediata. Allora, passiamo alla prossima domanda. Sugli strumenti messi in campo dall'Eurogruppo, poi riconfermati dal Consiglio d'Europa, che sarebbero MES, BEI, SURE e Recovery Fund. Allora, il Recovery Fund sappiamo ancora pochino, forse l'unica cosa certa è che partiranno nel 2021. Lo strumento, poi se vuole potete darci un commento insomma, su questi strumenti, però quello che ha generato maggiormente dibattito e maggiore clamore da parte delle opposizioni è stato sicuramente il MES, il Fondo Salva Stati. Sì, che era Ora, anche sì, dicevo, con una recente lettera al Presidente dell'Eurogruppo, la Commissione europea ha voluto rassicurare sull'assenza delle condizioni per l'accesso al MES, se non quella della finalità dell'utilizzo in ambito sanitario. E ha dichiarato inoltre la sostenibilità del debito pubblico italiano. Ora, queste dichiarazioni non hanno del tutto convinto le opposizioni, sia di destra che di sinistra. Alcuni si concentrano sul fatto che il fatto che non verranno attivate le clausole del two-pack si è limitato nell'arco temporale della crisi del Covid e poi non abbiamo sicurezza di quello che avverrà una volta finita la crisi. In particolare l'opposizione di destra lamenta il fatto che una volta in un ipotetico governo di centrodestra queste condizioni potrebbero, quindi ostili, diciamo, potrebbero essere cambiate a loro svantaggio. Per lei, quindi, le vorrei chiedere un commento su questi strumenti, sulla Riprendiamo lettera che è stata sufficientemente esclusiva. un po' con ordine, infatti, allora, sono stati citati le quattro sigle, quindi MES, SURE, BEI e Recovery Fund. Allora, giustamente si dice che il Recovery Fund è stato messo sul tavolo da ultimo e non si sa bene che caratteristiche abbia, diciamo, rimane in discussione. So che stanno uscendo proprio in questi giorni dei documenti dei vari governi, per esempio so che la Francia spinge abbastanza su questa cosa, questo mi fa pensare che forse ci sia qualcosa di concreto, possa esserci qualcosa di concreto. Anche se lì resta incertezza su quasi tutto, perché al di là della sigla non si capisce in che misura, non si capisce come verrà finanziato. Di solito questi programmi, queste forme di sostegno europeo hanno questa caratteristica che la somma messa in campo è una somma limitata che poi si viene utilizzata per fare leva attraverso ulteriori prestiti che si dovrebbero ottenere sul mercato. Con questo effetto moltiplicatore però non sempre poi si realizza come nelle previsioni. E soprattutto c'è il dubbio, cioè la cosa da capire è che forma prenderà questo fondo di ripresa, cioè se avrà la natura, come alcuni stati vorrebbero, di un prestito da restituire, magari sotto le solite condizionalità che accompagnano sempre
i prestiti all'interno dell'Unione Europea, nel qual caso saremmo in presenza del meccanismo che poi non è così innovativo, o se invece sono previsti anche, diciamo, dei trasferimenti, chiamiamoli trasferimenti a fondo perduto, ma a fondo perduto vuol dire che ci sarebbero degli effettivi trasferimenti tra paesi europei che non comportano un aggravio del carico in termini di debito. Questa cosa che molti anche in Italia auspicano, però è molto osteggiata dai paesi che finora si sono opposti a questo tipo di soluzioni, quindi Germania, Olanda, eccetera. Quindi diciamo il gioco è ancora tutto aperto. Diciamo, si è detto che la dichiarazione cosa dice? È urgente e necessaria, però già è un urgente 2021, quindi un urgente relativo. E insomma, vedremo. Io, finché non si vede qualcosa di concreto, è un po' difficile valutarne la portata. Liquido anche rapidamente Sure e BEI, sono interventi diretti della Banca Europea di Investimenti che dovrebbe fare a favore di imprese. È stato ampliato un pochino la sua capacità, la sua potenza di fuoco, ma è uno strumento che comunque c'è sempre stato, non comporta grandi novità e comunque non si sta parlando di dimensioni tali da cambiare il gioco. E l'altra cosa che era stata inizialmente salutata cioè, con entusiasmo, ma poi insomma si è capito che non si sa bene anche lì quale effetto abbia, era questo aiuto mirato a finanziare le indennità di disoccupazione. Dicevo, perché non si sa? Perché comunque la somma impegnata in termini di garanzie che si vogliono subito, liquide ed esigibili a partire dagli stati, è limitata complessivamente, mi pare, sui 25 miliardi, che poi con il solito effetto leva dovrebbero diventare 100, però si parla di attivazione quando si raggiunge questa cifra che gli stati dovranno, sotto forma di garanzie, fornire su base volontaria, per cui allora, si aspetta. Non è chiarissimo, ma come l'abbiamo capito tutti, è che finché tutti non dicono volontariamente di sì a questo fondo, fornendo queste garanzie, quindi mettendoci dei soldi, fino a quel punto non parte. Quindi è una cosa molto condizionata a quello che verrà fatto su base volontaria. Non sembra che, insomma, dopo l'entusiasmo iniziale non mi pare che se ne stia parlando molto. Questo mi fa pensare che forse non sarà attivato, o che forse la sua attivazione viene considerata incerta. Per cui alla fine l'attenzione sul MES è dovuta al fatto, prima di tutto, che del MES si parlava anche prima perché era in discussione una riforma del trattato che ne regolava il funzionamento. Vi ricordate che in autunno ne abbiamo parlato, quindi forse era un tema già un pochino caldo, ma poi perché è lo strumento che fu messo in campo proprio nella crisi del 2010-2011, poi approvato nel 2012, come prima si chiamava Fondo Salva Stati, poi è rimasto un po' come nomignolo, ed è lo strumento che l'Europa ha messo in campo per fornire assistenza finanziaria agli stati in difficoltà. Per cui quello c'era e quello è stato proposto immediatamente di utilizzare. Piccolo problema è che quello strumento che si è fatto una cattiva fama nel caso della Grecia, perché è lo strumento con cui si è salvata la Grecia con tutte le condizioni appunto, che questo ha comportato in termini di firma del memorandum, scusate, di intervento della Troica, eccetera. Quindi diciamo il MES è quello, e quindi c'è una comprensibile titubanza dei paesi a chiedere una forma di assistenza finanziaria che si porta dietro condizionalità che possono essere molto forti e che possono comportare, appena superata la crisi, l'obbligo di attuare politiche molto pesanti di austerità. Quindi diciamo che rispetto all'offerta da parte, ricordate, all'inizio eravamo solo noi a essere colpiti e a subire i danni. Quindi abbiamo chiesto aiuto all'Europa, l'Europa ha detto: beh, c'è lo strumento, c'è, uno Stato in difficoltà, si rivolge al MES secondo le regole del MES. C'è stata una comprensibile levata di scudi rispetto a questa possibilità, al che nel frattempo
il virus ha circolato, quindi si è visto che il problema non era un problema localizzato al singolo stato, ma un problema che stava diventando generale. E quindi qualcuno ha detto non è lo strumento adatto perché è uno strumento che serve quando c'è il singolo stato in difficoltà, non quando tutti sono colpiti dallo stesso tipo di problema. Poi è vero anche che lo stesso problema può avere effetti diversi a seconda, in questo caso, delle condizioni dei bilanci pubblici, per cui un paese come la Germania dice, beh, noi abbiamo le risorse per farci fronte, non ne abbiamo bisogno. Magari un paese come il nostro, sul momento le risorse ce le ha, ma si chiede che cosa sarà quando l'effetto della caduta del PIL, delle spese, tutto quanto porterà il nostro debito magari al 150 o al 160 sul PIL rispetto al 135 di oggi. Non è che a quel punto rischiamo che i mercati perdano fiducia e quindi abbiamo difficoltà finanziarie. Quindi è chiaro che gli effetti possono, di uno shock che ha una natura asimmetrica, possono essere asimmetrici. Però, diciamo, nonostante questo, è passata l'idea che il MES, così come era, non fosse lo strumento adatto ad affrontare questo tipo di crisi. Ecco allora che la risposta è stata: ma usiamo il MES, ma lo usiamo in maniera diversa da quello che è previsto dai suoi trattati. Già questo è una cosa un po'. Allora, il MES è stato. Se uno apre il trattato del MES, perché il MES non è uno strumento dell'Unione Europea, ha un trattato ad hoc, no? Quindi è un trattato intergovernativo che ne regola il funzionamento, anche se poi il funzionamento è collegato con alcuni meccanismi dell'Unione Europea, però è esterno rispetto all'Unione Europea. Allora uno apre il trattato e trova subito che dice che il MES serve per fornire assistenza finanziaria sotto rigorose condizioni, cioè le rigorose condizioni, quello di cui parlavamo. Allora, rispetto a uno strumento che ha quella natura, la risposta è dire, vabbè, ma noi lo usiamo in maniera diversa, cioè modifichiamo il suo funzionamento per fornire una linea di credito che invece sarà senza quelle condizionalità. Avrà come unica condizione il fatto che la somma prestata venga impiegata come una risposta a quelle che sono le necessità di tipo sanitario collegate all'epidemia. Ora, a me, devo dire, io sono tra quelli che ha firmato un appello per non ricorrere al MES perché era nella natura dello strumento quella di avere le condizionalità e la semplice dichiarazione del fatto che le condizionalità non sarebbero state attivate non mi convinceva, non mi convinceva e continua a lasciarmi sospettoso senza, diciamo, chiare garanzie sul suo funzionamento, perché lo ripeto, significa usare uno strumento in una maniera non conforme a quello che c'è scritto in tutti i trattati su come quello strumento va usato. Peraltro, la dichiarazione dell'Eurogruppo in cui si diceva che il MES sarebbe stato utilizzato senza le condizionalità, però poi due righe sotto diceva restano in vigore tutte le disposizioni del trattato, che invece le condizionalità le prevedevano. Allora uno dice, beh, forse non c'è la condizionalità, nel senso che non si chiedono condizioni particolari all'erogazione del prestito, però di qui a 6 mesi il fatto che tu sei assoggettato a, scusate, che hai chiesto questo tipo di assistenza, ti imporrà delle condizioni che magari oggi non si vedono, ma domani potrebbero saltare fuori. Perché? Perché nel meccanismo che regola i rapporti col MES c'è anche la possibilità di cambiamenti unilaterali delle condizioni, tanto più che anche qui lo dice il trattato e lo dicono anche i regolamenti dell'Unione Europea, i paesi che chiedono assistenza al MES di qualunque natura sono assoggettati a un regime si chiama di sorveglianza rafforzata, che guardate, ha caratteristiche molto simili al regime in cui un paese si trova quando è in procedura di infrazione, cioè quando sta violando il fiscal compact, per capirci, le regole del trattato. Quindi in pratica andando a chiedere un prestito, anche diciamo con quelle condizioni limitate, comunque stando a quello che c'era scritto nel regolamento, sì, ci saremmo, tro ci dovremmo trovare da regolamento
sotto questo tipo di sorveglianza che prevede relazioni periodiche, ispezioni periodiche, controlli periodiche, non semplicemente su come spendono quei soldi, ma sul complesso del bilancio pubblico, raccomandazioni che a quel punto diventa molto difficile rifiutare, per cui la Commissione poteva dire: guarda, secondo noi tu stai mettendoti in una situazione tale per cui dovresti fare un programma di aggiustamento macroeconomico, perché altrimenti non ce la fai. Ora è chiaro che uno dice: ma però non c'è l'obbligo di sottoscriverlo, perché no? Però non c'è l'obbligo, ma diventa, diciamo, molto difficile anche opporsi, perché nel momento in cui ti dicono tu non ce la fai e tu dici no, non è vero, il mercato subito reagisce magari con gli spread. Quindi, diciamo, c'è una serie di preoccupazioni che io ho trovato condivisibili. Ora, c'è una novità importante negli ultimi, anzi, una novità importante da ieri che veniva citata, la lettera scritta dalla Commissione, diciamo, in particolare la Commissione, da Dombrovskis e da Gentiloni, cioè i titolari del portafoglio economico della Commissione, che hanno scritto all'Eurogruppo, cioè al Consiglio dei Ministri dell'Economia dell'Unione Europea, chiedendo di sostenere una linea per cui la Commissione si impegnerebbe a non attivare tutte quelle condizionalità previste dal trattato. Allora, come leggiamo questo pronunciamento? E giù elenco delle cose che non verrebbero attivate. Allora, innanzitutto, il fatto che si dica che non verranno attivati fa pensare che avevamo ragione nel ritenere che fosse sottintesa, salvo diversa specificazione, la loro attivazione. Quindi uno potrebbe dire: beh, insomma, fare un po' di chiasso su questo, forse ha anche rafforzato la posizione negoziale dell'Italia nel momento in cui ha effettivamente chiesto che, dell'Italia, della Spagna, insomma, hanno chiesto che le condizionalità venissero esplicitamente escluse. Tuttavia, c'è un residuo di timore per il fatto che si tratta di una sorta di, non so se chiamarlo un gentleman agreement o comunque un impegno di tipo politico, cioè non è un impegno scritto con la forza del diritto. Il regolamento c'è e il regolamento prevede quelle cose. Dopodiché il soggetto che dovrebbe chiedere di fare le ispezioni, fare eventualmente le raccomandazioni, dice: noi, visto che l'utilizzo sarà un utilizzo limitato, non riteniamo che quegli articoli siano applicabili in questo caso. Quindi lo prendiamo per buono perché, beh, il valore politico ce l'ha, cioè stiamo parlando in questo caso dell'insieme dei paesi dell'Unione Europea che si impegnano a non far valere un regolamento nei confronti dei paesi che chiederanno. Ha un costo molto elevato violare un impegno di questo tipo. E quindi l'argomento, vuol dire, mi basta quello rispetto invece a una richiesta di sospensione ufficiale del regolamento. Notiamo che la sospensione ufficiale del regolamento, questo lo faccio notare perché è interessante, c'è stato molto dibattito sui giornali, sui social, ci sono intervenuti su questa cosa del MES. E a un certo punto ho notato che anche persone che inizialmente dicevano: ma questa cosa delle condizionalità non è vero, eccetera, non c'è nessun rischio, faccio un nome, Cottarelli. Inizialmente aveva detto le condizionalità non ci sono, poi a un certo punto, insomma, forse deve aver capito un po' di meccanismi un po' meglio, perché se ne è uscito con un articolo sul Corriere, mi pare, con l'ex ministro Moavero Milanesi, che è cosa che quella materia la conosce molto bene, in cui ha detto: beh, in effetti sì, c'è questa cosa della sorveglianza rafforzata, quindi occorrerebbe, ha scritto così, occorrerebbe che queste norme fossero neutralizzate con una norma di uguale peso giuridico, cioè in pratica una sospensione sancita da una decisione attraverso i meccanismi della Commissione e il Parlamento europeo, cioè quello chiedeva Cottarelli, quello chiedeva Cottarelli e Moavero. Non siamo arrivati a questo, siamo arrivati a un impegno di tipo politico. Dice: sì, se dovessimo arrivare a un'approvazione non basterebbero 15 giorni, ci vorrebbero forse mesi, quindi l'urgenza di intervenire, diciamo, ci deve far accontentare di questo, ci basti l'impegno di tipo politico. Però
noi sappiamo che impegni di tipo politico in una situazione in cui appunto abbiamo visto che tipo di battaglie legali insomma, di quale battaglia siamo testimoni in Europa, qualcun altro potrebbe invece non sentirsi ancora del tutto rassicurato. Tanto più che poi questi regolamenti, guardate, io non sono un giurista, quindi questo forse mi... però insomma, un pochino li leggo da un po'. Sono molto difficili da interpretare perché sono continui rimandi a norme, e poi insomma, capire che cosa effettivamente è stato disattivato, che cosa ancora resta in piedi, insomma, ci vuole un pochino di studio. Qualcosa, qualche aspetto di questa attività di ispezione rafforzata rimane, perché non si è detto non si applica nulla, si è detto non si applica il punto tale, quell'altro punto, eccetera, eccetera. Quindi dicevo, io comprendo anche chi ancora è un pochino titubante rispetto a questa allentamento della condizionalità. C'è da dire che in effetti il discorso di rendere la condizionalità leggera è stato preso sul serio. Non so se spontaneamente qualcuno magari può dire avevate torto a preoccuparvi, oppure invece per effetto proprio del fatto che c'è stato parecchia opposizione, si è capito che senza un esplicito, diciamo, dichiarazione su quelle condizionalità, paesi come l'Italia non avrebbero mai preso in considerazione questo strumento. Sul MES devo dire un'ulteriore cosa, a me poi resta qualche dubbio, non sono sicuro che sia uno strumento utile, ecco, questo è il punto, perché l'utilizzo soltanto per finalità sanitarie fino al 2% del PIL, già il 2% del PIL è una dimensione che rispetto a quelle che è il possibile calo del PIL è abbastanza bassa, ma soprattutto se tu mi dici la puoi usare soltanto per misure di tipo sanitarie. Io non so come spendere 36 miliardi nel periodo della crisi in, non lo so, in mascherine, in posti letto, cioè non c'è proprio la possibilità. Dice, si parla di spese dirette o indirette. Allora, secondo me molto dipenderà dalla definizione precisa di che cosa sono le spese indirette, perché se la spesa indiretta è sempre una spesa di natura sanitaria, ripeto, non saprei neanche come spenderli 36 miliardi solo sulla sanità nel giro dei mesi in cui si spera che non duri di più, durerà l'emergenza. Se l'indiretto comincia a coinvolgere anche invece gli effetti economici, allora può diventare una cosa più fattibile, più utile da quel punto di vista. Però lì dice sanitaria, io aspetto di vedere che cosa viene scritto di preciso. Ora non so se ho risposto, sto parlando un po' troppo a lungo. Adesso ritorno, ecco, no, perfetto, andava bene. Sì, magari, ecco, le chiedo anche un commento al volo, sempre rimanendo sul MES, sulla possibilità, sulle rigorose condizionalità. Ad esempio, Giampaolo Galli, in un suo articolo per l'Osservatorio di Carlo Cottarelli, sosteneva che le rigorose condizionalità sono già implicite nell'utilizzo per le finalità sanitarie e quindi ad un eventuale ricorso alla Corte di giustizia europea, che ci può essere quindi da parte di un altro Stato, questo argomento dovrebbe far propendere a nostro favore. Ah no, allora, questo l'ho già detto. Allora, il problema è che lì si diceva per accedere tu devi impegnarti solo a utilizzarli in quel modo, che poi vedremo qual è. Il problema è che poi se vai ad aprire il regolamento 472 del 2013, il cosiddetto TUPAC che veniva citato prima, e vai a vedere che cosa c'è scritto, ti dice tutti i paesi che prendono in prestito, se, utilizzando anche la linea precauzionale, ed è stato detto che questo MES sanitario utilizzerebbe non una nuova linea, proprio quella linea lì con quel nome, cioè se vai a utilizzare, allora sei soggetto a tutta una serie di obblighi che comprendono il fatto che ti fanno una valutazione di sostenibilità del debito, il fatto che valutano se effettivamente tu sei in grado di restituire, al di là del fatto che tu non hai preso gli impegni, a un certo punto possono dire, ma guarda che secondo noi tu questi soldi non sei in grado di restituirli, quindi ti faccio questa serie di raccomandazioni e ti raccomanderei di adottare un programma di aggiustamento macroeconomico, che è esattamente la condizionalità forte alla greca. Quindi è vero che tu non la stai sottoscrivendo ora, però
ma ti metti all'interno di un meccanismo che, se uno legge il regolamento, è fatto di passi successivi, in cui a ogni passo c'è una valutazione delle condizioni in cui sei, con delle raccomandazioni, e alla fine c'è, se tu non riesci a diciamo, non stai nei termini che noi riteniamo siano quelli del sano bilancio, della sana gestione di bilancio, dovresti adottare un programma di aggiustamento. Allora a quel punto si dice, ma io posso sempre dire di no, ma insomma, sì e no, perché se, ripeto, per capirci, non è molto diverso dalla situazione in cui si trova un paese che ha, diciamo, violato le condizioni sul deficit, quindi è entrato in procedura di infrazione per deficit eccessivo, che è quello che in questi anni noi abbiamo cercato in tutti i modi di evitare. Adesso vi ricordate, ogni anno clausole di salvaguardia, perché altrimenti entriamo in procedura di deficit eccessivo, quindi quello era lo spauracchio. Ora il problema è che, aderendo al MES, noi ci mettiamo, è vero, non dobbiamo fare l'aggiustamento dei conti direttamente, ma ci mettiamo in un sistema di sorveglianza che è molto più forte di quello a cui normalmente siamo sottoposti, che può prevedere raccomandazioni, controlli, test di sostenibilità, eccetera, che, dicevo, per un paese che ha sempre poi il problema di affrontare ogni volta che dice no, l'Europa si ritrova con gli spread che salgono così, non è un problema da poco. Non so se ho risposto, ma Sì, è che è stata abbastanza esaustiva. diciamo che Galli ha un po' pochino minimizzato diciamo, gli effetti di questa cosa. Bene, passiamo all'ultimo macro tema. Ah, innanzitutto ricordo per chi è in ascolto, alla fine lasceremo un po' di spazio per le domande dal pubblico, quindi se volete scriverle nei commenti sulla pagina Facebook, poi cerchiamo magari di raccoglierle e porle al professore. Passiamo a parlare del ruolo della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea, a differenza ad esempio della Fed, per statuto non può intervenire nell'acquisto diretto di titoli di Stato, ma negli anni ha messo in campo strumenti cosiddetti non convenzionali per far fronte a questa lacuna che è contenuta nel TFUE. In particolare, tra gli strumenti di cui si parla ultimamente c'è il PEPP, PSPP o OMT. Siccome sono sigle un po' difficili No, da capire. vabbè, il PSPP sarebbe quello che poi viene chiamato il quantitative easing, ha lo scopo appunto di realizzare, chiamiamolo molto in breve, realizzare in modo non convenzionale però politiche monetarie di tipo espansivo, tenendo basse le strutture dei tassi di interesse, quindi fornendo stimolo all'economia, diciamo liquidità. Ora, no, non è che serve per aggirare quel divieto, semplicemente. Operando sul mercato secondario, cosa vuol dire? Vuol dire operando con acquisti di titoli già in circolazione, invece che acquistarli direttamente all'emissione, di fatto ottiene risultati simili. Diciamo, non c'è una grandissima differenza tra queste due modalità ai fini della stabilizzazione dei tassi di interesse sul mercato, nel senso che se io so che la banca centrale sta comprando titoli sul mercato, sono un acquirente di titoli, so di fatto che lo riuscirò a vendere a un prezzo che è il prezzo a cui la banca centrale acquista, quindi a mia volta sarò disposto ad acquistarli all'emissione a un prezzo più alto, quindi serve per sostenere i prezzi, cioè per tenere bassi i rendimenti dei titoli di Stato, e pur operando solo nel secondario, quindi attraverso gli intermediari, è piuttosto efficace. Il risultato è sempre comunque quello che titoli, non solo titoli di Stato, ma anche i titoli di Stato, vengono acquistati dalla banca centrale, che in cambio immette sul mercato, diciamo, liquidità attraverso le banche. Quindi, diciamo, qualcuno la chiama monetizzazione. Non è del tutto preciso, vabbè, qui ci sarebbero tutta una serie di precisazioni da fare se sia o meno monetizzazione. Queste precisazioni hanno a che vedere con
l'aspettativa che si ha su quello che poi la banca centrale nel medio-lungo periodo farà con questi titoli, tra l'altro uno dei punti su cui la Corte tedesca ha detto la sua. E quindi diciamo queste operazioni avevano in generale lo scopo di sostenere l'economia. Il PEP, il PEPP, che è stato avviato ora, diciamo è un programma molto robusto che ha lo scopo specifico di aiutare le economie in questo frangente, e quindi ha diciamo è stata dichiarata una potenza di fuoco molto ampia e anche dei requisiti per i titoli per essere acquistati piuttosto leggeri, per cui diciamo è un programma che è in continuità con i precedenti programmi, ma che è pensato proprio per questa circostanza. Poi magari se diciamo qualcosa, perché il programma precedente, il PSPP, è stato oggetto della sentenza di cui si è parlato molto in questi giorni della Corte federale tedesca, che quindi direttamente non dice nulla sul nuovo programma che è venuto successivamente, ma chiaramente quello che dice sul programma precedente ha implicazioni molto forti sull'efficacia del nuovo programma. Certo, poi volevo chiedere un commento. Due parole sull'OMT. Forse il discorso dell'OMT è in questo momento meno attuale, dal momento che Christine Lagarde, la presidente della BCE, ha detto che non lo ritiene lo strumento adeguato, che c'è quest'altro strumento. L'OMT ha una, diciamo, caratteristiche in qualche modo analoghe a quello del MES, nel fatto che è uno strumento pensato per sostenere singoli paesi in difficoltà, con problemi di liquidità. È stato varato nel 2012, forse vi ricordate che è un programma di acquisti di titoli appunto mirati su certi paesi, che è stato varato in concomitanza con la famosa dichiarazione di Draghi, whatever it takes, faremo di tutto per evitare il crollo dell'euro. Ed è un programma di acquisti asimmetrici, cioè può andare anche oltre acquisti proporzionali di diversi paesi, può essere mirato a un singolo paese, e ha una condizione molto importante, una condizione che è stata anche ribadita a seguito del fatto che la Corte tedesca aveva messo in discussione la legittimità di questo strumento. L'OMT si attiva soltanto per i paesi che hanno chiesto assistenza finanziaria al MES e che rispettano le condizionalità del MES. Anche qui discussione, ma le condizionalità di quale MES? Del MES quello che conosciamo con tutti, col programma di aggiustamento macroeconomico, l'austerità, eccetera, oppure è sufficiente il MES sanitario per farci accedere all'OMT? Allora qualcuno dice, ma sì, è sufficiente, perché lì dice solo MES. In realtà io non credo, perché nella disputa che ci fu tra Corte tedesca e Banca Centrale e Corte Europea, in quell'occasione fu ribadito diverse volte che la condizionalità era una condizionalità piuttosto robusta. Dicevo, il tema forse da almeno una settimana a questa parte è un pochino finito, diciamo, al di fuori dei riflettori, proprio perché è stata la Presidente dicendo non basta il MES per attivarlo, perché ci vuole una decisione del board della BCE, che può tenere conto, che può anche chiedere queste condizionalità aggiuntive che sono connaturate al funzionamento dell'OMT. Ma poi lei ha detto non è lo strumento adeguato al tipo di crisi generale simmetrica che abbiamo in questo momento. Quindi l'OMT, diciamo, è stato messo da parte. E sul PEP, il PEPP, il PEP sembra, sul PEPP, diciamo ci sono due, chiamiamolo così, ipoteche. Il primo è che è stato, diciamo, ci sono due ipoteche più quella posta ora dalla Corte tedesca. Primo è che è stato stabilito un limite massimo, mentre queste azioni della BCE, si dice, funzionano bene quando non fissi un limite, per cui i mercati hanno la percezione che sia potenzialmente illimitato e quindi nemmeno ci provano a scommettere, diciamo, contro qualche Stato. E poi c'è questa clausola si chiama del capital key, qualcuno forse ha sentito questo termine. Capital key vuol dire che la banca centrale deve acquistare titoli di Stato soltanto seguendo la proporzione delle partecipazioni dei diversi paesi al capitale
al capitale della banca stessa. Quindi per ogni titolo italiano deve comprare un po' di più della Germania, un pochino di più della Francia, ancora di più della Germania, eccetera, proprio in proporzione alla loro partecipazione. E quindi, diciamo, se poi il problema diventa concentrato su alcuni paesi, si potrebbe non avere la possibilità di sostenerli come si deve. Questo si aggiunge, dicevo, che la recente sentenza mette un grande punto di domanda, perché, diciamo, per come la vede la Corte federale tedesca, il PEPP così com'è non, diciamo, andrebbe al di fuori del mandato della BCE, e quindi, diciamo, si arriva addirittura a dire che se non fossero rispettate le condizioni poste in questa sentenza, la Germania potrebbe decidere, no, la Bundesbank potrebbe decidere di non partecipare a questi acquisti, perché ricordiamo che quando si dice BCE, in realtà sono le banche centrali poi che acquistano, cioè i titoli italiani vanno alla Banca d'Italia, non vanno a Francoforte, vanno a Roma, vanno alla Banca d'Italia, che li tiene nel suo portafoglio. Poi la Banca d'Italia, come le altre banche centrali, sono parte del sistema europeo delle banche centrali, quindi non possono fare come vogliono. Però sono le banche centrali che acquistano. Quindi in questo caso la Germania dice no, ma noi non partecipiamo perché è contro la nostra Costituzione. Quindi lì, vabbè, questione freschissima di cui ancora non si riesce a percepire bene i contorni, questa della disputa tra Corte europea e Corte tedesca, che mi pare fosse un punto che volevate affrontare, giusto? Sì, era l'ultimo punto, diciamo, della nostra intervista, quindi se ho capito, potrebbe limitare in futuro l'acquisto di titoli Allora, diciamo così, in quanto meno del necessario questa sentenza. diciamo così, dal punto di vista giuridico, ovviamente una Corte centrale nazionale non può dire alla Banca Centrale Europea che cosa deve fare, non lo può dire, però può dirlo alla propria Banca Centrale, al proprio governo, quindi può indirettamente mettere la componente tedesca nella Banca Centrale Europea nelle condizioni di dire noi dobbiamo. Cioè noi non possiamo fare questa cosa perché viola la nostra Costituzione. Se questo poi dia più forza o qualcuno dice renda più debole Weidmann, cioè il presidente della Bundesbank, quando interviene in seno alla BCE, non è chiarissimo perché appunto qualcuno dice, beh, a quel punto lui ha le spalle coperte per dire di no. Il fatto è che comunque di no i tedeschi ultimamente lo dicevano spesso e venivano messi in minoranza nell'ambito della BCE. Quindi diciamo potrebbe non avere un effetto diretto. È pur vero che un conflitto di questo tipo, con questa portata, è piuttosto pesante, per cui quello che potrebbe accadere invece è che c'è un'autolimitazione della banca centrale proprio per evitare che si vada avanti con questo tipo di conflittualità che ha raggiunto, cioè, per carità, cioè appunto, difformità di interpretazioni ci sono sempre state, però devo dire che se capita, cioè, se mi capita di leggere la sentenza e poi magari leggete anche le risposte, ciò che colpisce sono toni piuttosto forti, cioè la Corte federale ha detto sostanzialmente che la BCE è andata fuori dal suo mandato, e che la Corte europea nell'approvare ha interpretato male i trattati, cioè è andata a obiettare alla Corte europea sul terreno proprio dell'Unione della Corte europea. Tant'è vero che abbiamo avuto delle risposte piuttosto piccate, cioè la risposta di oggi della Corte europea è di ribadire: noi veniamo prima, compito delle corti costituzionali è garantire l'applicazione del diritto europeo, ma sul diritto europeo decidiamo noi. Detto così. E la BCE ha detto prendiamo nota di queste cose, ma insomma diciamo che la prima reazione, probabilmente ovvia, scontata, è quella di dire noi tiriamo avanti dritto qualunque cosa voi diciate. E a questo punto sono curioso di vedere se appunto se la Germania a sua volta, vabbè, diciamo, si ferma qua o se questa cosa è di fatto può portare un po' un'escalation di rapporti conflittuali che può comunque avere l'effetto di paralizzare ulteriormente la capacità di risposta dell'Unione Europea rispetto alla situazione di crisi. Per cui, insomma, devo dire,
me ha colpito, ma ho visto che ha colpito un po' tutti, la sentenza. Cioè nessuno si aspettava che la corte tedesca sparasse così alto. Tutti dicevano, vabbè, in una situazione del genere lascerà correre, dichiarerà la legalità dell'azione della BCE. In realtà invece ha detto, la BCE deve spiegarci perché lo strumento che adotta è uno strumento proporzionale rispetto agli obiettivi, e noi riteniamo che per spiegarcelo, perché questo sia, devono essere soddisfatte una serie di condizioni che, se venissero poi applicate, di fatto vanificherebbero la possibilità per questo strumento del PPP di sostenere, per esempio, il nostro debito, cioè renderebbero molto meno efficace. Quindi per noi potrebbe essere un serio problema questo. Ok, non so se... Vediamo, sì, sì, è stato molto esaustivo. Vediamo se c'è qualche domanda da parte del pubblico. Allora, forse devo aprire qua, adesso cerchiamo... Ok. Vediamo i commenti. E nel frattempo ne approfitto per fare un po' di pubblicità, diciamo. Pubblicheremo, credo, domenica, un'intervista con... Alessandro Somma, giurista, in cui approfondiremo gli aspetti di questa sentenza della Corte di Giustizia tedesca. In modo esaustivo. Allora, domande adesso mai più, che fra un minuto chiudiamo il collegamento, se no vuol dire che siete stati molto esaustivi e va bene lo stesso, immagino. Aspettiamo ancora qualche... questo, a parte che c'è un ritardo di 10 secondi nel video, quindi sì, c'è un po' di gap, 20 secondi più o meno. Ecco, adesso vedevo, sono 50, parlando sono 50 minuti che siamo collegati. Sì, non è poco, sì, beh, ho detto mezz'ora, però insomma è un orario del tutto indicativo. Beh, dai, non ci sono domande, magari le raccoglieremo più avanti, vedremo di utilizzarle. Beh, dai, la ringraziamo, professore. Ah, no, aspetti, ecco, niente. Allora, leggo la domanda. Okay. Due domande, niente, dobbiamo rimanere qua ancora un po'. Due domande, le raccolgo. Le vede anche lei? Ok, allora Io nel comment, no? Le leggo. Sì, l'Italia dovrebbe rimborsare. Sì, certo, scusate, forse l'ho lasciato come implicito. Allora, il MES non regala nulla. Prima, scusi, leggiamo la domanda così almeno chi poi guarderà il video leggo io. MES, l'Italia dovrebbe rimborsare eventuali finanziamenti. Il rimborso come avverrebbe? Leggo sì. Anche la domanda. Sì, questa chiaramente è molto importante. Il MES fornisce prestiti. Quindi quello che succede è che il paese si indebita con il MES per la somma che richiede. Questo debito ha la caratteristica di essere un debito senior, quindi è un debito che ha una priorità rispetto al debito pubblico sul mercato. Tant'è vero che qualcuno dice, ma se il finanziamento del MES ha la priorità, i mercati potrebbero reagire, in quanto i loro titoli diventano junior, cioè arrivano dopo nel rimborso, potrebbero reagire addirittura chiedendo un premio maggiore. Quindi tu da un lato guadagni perché il MES ti presta un tasso più basso di quello che tu hai sul mercato, ma potresti pagarla dovendo pagare invece potresti quindi dall'altra parte avere sui titoli che continui a emettere sul mercato un aggravio di costi. La questione cruciale è un'altra cosa, oltre a dover vedere caso del MES sanitario, quali sono gli utilizzi, le spese indirette ammesse, un altro punto diciamo importante è capire quali sono i tempi di restituzione, perché è chiaro che diciamo normalmente sono tempi brevi, qui si parlava di tempi un po' più lunghi. Ecco, una cosa è dire prendo 36 miliardi a prestito e li restituisco in 2-3 anni, può metterti anche per quanto non siano moltissimi, può metterti in difficoltà, perché vuol dire che devi trovare poi le risorse rapidamente alla fine della crisi per restituirle, altrimenti sei nei guai. Un'altra è di dire ti presto 36 miliardi, me li restituisci in 10-15 anni, perché diventa molto dilazionato nel tempo, il peso di questa restituzione è inferiore.
si tratta di prestiti, questo non dobbiamo dimenticare. Prestiti a tasso più basso, quello che volete, ma pur sempre prestiti. Quindi questo. C'è un'altra domanda? Leggiamo anche la domanda di Stefano Sella, poi chiudiamo. Allora, cosa ne pensa del problema del sistema di target 2 in caso di uscita, immagino, dall'Eurozona e come si può risolvere la questione del target 2? Allora, sì. Target 2 non so se tutti sanno com'è, comunque è un sistema, diciamo, un sistema di conto interno al sistema delle banche centrali, che fa da contropartita rispetto ai movimenti di capitali, movimenti di capitali tra paesi. Per cui, ecco, per capirci, se in un sistema di vecchi cambi fissi, quando c'era, pensiamo come quando c'era l'oro, il sistema del gold standard, nel momento in cui esportavo dei capitali, dovevo acquistare la valuta nella quale esportavo, vendere la mia in cambio. Adesso invece di fare questo, siccome abbiamo tutti la valuta, si fa un conto all'interno di questo sistema di conteggio interno. Allora, quindi è un sistema di conteggio che però configura qualcosa che ha un'analogia con un sistema di crediti e debiti, notare, tra banche centrali, non tra paesi, cioè è la Banca d'Italia che ha una sorta di debito virtuale con la Bundesbank ogni volta che un capitale italiano va in Germania. E a fronte di un nostro credito, di un privato anche, si forma un debito di segno opposto tra banche centrali. Allora dice, ma se si dovesse rompere il sistema delle banche centrali, cosa succede a questo meccanismo? Allora, qualcuno in Germania ha detto, beh, quelli diventano debiti e crediti, ce li dovete restituire. È stato anche interpellato Draghi, che ha risposto, insomma, anche un po' evasivamente, perché dice, non è un'ipotesi che non sussiste, però questi effettivamente potrebbero diventare debiti. Ora, una controrisposta che uno può dare è, un debito è tale quando tu stabilisci che c'è una scadenza entro quale devi restituirla. Questi siccome non è prevista la rottura dell'euro, non è previsto nemmeno che ci debba essere questa restituzione, per cui poi dice vai a dimostrare che dice, io te li devo ridare, ma non è stabilito quando. Quindi, poi in che valuta? Parliamo. Cioè, allora, da un punto di vista giuridico non sono equivalenti a un titolo di debito che, ripeto, richiede come elemento costitutivo un tempo entro il quale vanno restituiti. È chiaro che però nel momento in cui dovesse effettivamente esserci questa rottura, è uno dei problemi che dovrebbero essere affrontati, dovrebbero essere negoziati, per cui appunto, in Germania sono convinti di avere quasi un migliaio di miliardi di crediti nei confronti del resto dell'Europa. Infatti qualcuno ha detto, beh, allora uscite, diventate ricchi. Non è così semplice, ecco, diciamo non è così semplice. Bene, poi magari dedicheremo un approfondimento, un'ulteriore intervista. Il grande esperto a Target 2 è il mio collega Sergio Cesarato. Sì, l'abbiamo intervistato infatti un'altra volta sul sistema di Target 2. Va bene, allora professore, la ringraziamo per essere stati qua con noi, ringrazio il pubblico che ci ha seguiti, buona cena insomma, anche orario. Grazie ancora. Arrivederci, è un piacere, buona serata.